nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Fisco, tregua a Movimento 5 Stelle Lega, salta lo scudo. Manovra, per Regno Doris è sbagliata dalla A alla Z. Niente panico dopo Moody's. La consulenza diretta passa da Deutsche Bank. Banca Generali compra Nextam Partners. BlackRock, il male oscuro del gigante. Alla fine ha prevalso la pace, fiscale. La quadratura del cerchio tra Lega e Movimento 5 Stelle è arrivata con lo stralcio del cosiddetto condono penale e la scomparsa dello scudo fiscale per il rientro di capitali dall'estero. Il Premier Conte, in conferenza stampa, ha parlato di una dichiarazione integrativa che riguarda il 30% in più di quanto già dichiarato con il tetto dei 100.000 euro per l'anno d'imposta. Nessuno scudo fiscale all'estero. Ennio Doris entra a gamba tesa sul governo. Il presidente di Banca Mediolanum ha espresso tutto il suo disappunto per il declassamento di Moody's sull'affidabilità del debito pubblico italiano. Con una manovra diversa si sarebbe evitato, ha dichiarato Doris, che lancia un monito ai risparmiatori. Le banche sono meno in grado di prestare denaro e i tassi per i mutui non possono che salire. Niente panico, questa è la parola d'ordine tra gli analisti finanziari e gli operatori di borsa dopo il taglio di Moody's al rating italiano. Se le conseguenze per gli intermediari possono essere gravosi, i mercati tuttavia sembrano aver già scontato questa decisione. Quello di Moody's è un downgrade ampiamente atteso e la consolazione che l'outlook sia rimasto stabile, spiega Vincenzo Longo di IG Markets. Quello che noi diamo per certo, conclude Longo, è che le agenzie non scenderanno sotto certi livelli. Deutsche Bank arricchisce l'offerta dedicata alla clientela della rete Sportelli con il lancio di consulenza diretta. Un nuovo servizio di consulenza live a distanza, fornita da un team qualificato in grado di assistere il cliente nella scelta e nell'attivazione delle migliori soluzioni di investimento. Attivo dai primi giorni di ottobre, il servizio si inserisce nel percorso di sviluppo digitale della società. Affare fatto per l'acquisizione del 100% di Nextam Partners. È stata infatti accettata l'offerta di Banca Generali per la boutique finanziaria. Attiva dal 2001 nell'asset e wealth management, Nextam Partners offre servizi anche nell'advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia. L'operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita avviato da Banca Generali nel private banking, finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi e delle competenze offerti nell'asset management e nella consulenza. Il male oscuro di BlackRock, il primo gestore del mondo, si chiama borsa. Il titolo è infatti crollato quest'anno del 30% dal suo massimo raggiunto lo scorso 22 gennaio, quando toccò i 593,6 dollari. L'ultimo dato di raccolta dello scorso terzo trimestre, pari a 10,6 miliardi, è il minimo dagli ultimi due anni. La crisi del titolo sarebbe dovuta, stando a quanto riferito dagli analisti, allo spostamento verso la gestione passiva, dove pure il gruppo è presente tramite iShares, il più grosso gestore del mondo di ETF. Tempo del consiglio del giorno offerto come sempre da finanzaoperativa.com. Il titolo sotto analisi è FCA, buy per Akros con target di 20,50 euro dopo che il titolo ha aperto in mattinata a 14,27, sulla scia dell'annuncio della vendita di Magneti Marelli a Cassoni Cansei per 6,2 miliardi di euro. Uno sguardo alla migliore e alla peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. In cima alla classifica un prodotto di Investec, mentre in fondo Allianz. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti voi! Questo programma è offerto da Schroders. Qual è il nostro capitale più prezioso? Sono le persone che ci permettono di essere ogni giorno al fianco dei nostri clienti e ci arricchiscono professionalmente, ma soprattutto umanamente. Siamo sempre alla ricerca di persone così. Per questo abbiamo deciso di investire su di te. Prendi parte al nostro valore e diventa consulente finanziario del gruppo Bancodesio. Ti aspettiamo! Invia ora il tuo curriculum su unabancadovecrescere.it.